a partire dai temi del libro su di lei, che è qui in vendita, credo sul banchetto fuori, e che si chiama, titolo, Con voci diverse, un confronto sul pensiero di Carol Gilligan, che ho curato, devo dire, io insieme a Chiara Martucci, che dovrebbe essere al tavolo, sì, ecco, c'è. Carol viene ringraziata molto, credo, da tutti per la sua grande gentilezza ed entusiasmo di venire in Italia per pochissimo tempo, a partire proprio da questa occasione. Colgo l'occasione peraltro per ringraziare anche Ida Dominiani, che non era coinvolta nella fabbricazione iniziale del libro, ma che è una delle interlocutrici più intelligenti, tutti voi la conoscete come giornalista molto speciale in Italia su queste tematiche, e che ha volentieri acconsentito a volare, nel senso letterale, qui a Milano per essere con noi e dare inizio a questa discussione sulla presentazione del libro su Carol e una nuova presentazione del pensiero di Carol. Il libro era nato dall'idea un anno e mezzo fa, da un convegno che abbiamo fatto in università statale con l'iniziativa del Centro Studi Ricerche Donne e Differenze di Genere, per riprendere il pensiero di un'autrice ormai classica sulla tematica di genere, ma che va ben oltre la tematica di genere, peraltro, nelle scienze umane, nella politica e nella cultura, specialmente del mondo anglosassone. Era nato dal desiderio di riprendere questo suo pensiero. Il suo libro famoso In a Different Voice fu tradotto negli anni Ottanta da Feltrinelli e non si trova più. Io che insegno all'università, in molte lezioni, corsi o conferenze che hanno a che fare con le tematiche di genere, sono costretta a fare fotocopie, orrore, orrore, io che amo i libri, fotocopie di quel testo, perché non è più raggiungibile. Allora, riprendere il suo pensiero era un modo per così farlo circolare di nuovo, renderlo più accessibile e discuterlo alla luce di categorie attuali, di problemi attuali. Ecco, io non voglio prendere lo spazio di questa sera troppo, assolutamente, anche perché la mia voce un po' la sentirete di nuovo, perché io farò, se riesco, da interprete non professionale, non professionista, farò la traduzione consecutiva del discorso che Carol Gilligan ci farà. La sera è strutturata un po' così: la presentazione vera e propria, a parte queste mie due parole, la farà Ida Dominiani, che dirà la sua dal punto di vista sui temi coperti da questo libro, ma anche su altri temi proposti dalla problematica attuale. Carol poi ci darà una sua breve lezione, ci farà una sua comunicazione, in cui un po' farà riferimento naturalmente al libro, che è una ricostruzione anche del suo pensiero, ma un po' vorrà parlare di nuovo anche lei dei temi attuali e di a cosa serve la tematica della differenza, le categorie concettuali della differenza, come possono essere rivisitate e utilizzate di fronte ai problemi che il mondo di oggi ci pone, non solo in termini di differenza di genere, dei famosi classici problemi eguaglianza, differenza, parità, differenza, eccetera, eccetera, ma anche dei problemi di tante altre differenze, dei problemi posti dalla guerra, dei problemi posti dal neoconservatorismo che è andato sviluppandosi negli Stati Uniti e di cui vediamo degli aspetti noi anche in Italia, dai problemi posti dalle differenze delle culture altre, le culture non come la nostra, da valorizzare o da rispettare o da contenere. Il dibattito, sappiamo, è molto aperto. Ecco, quindi io do la parola innanzitutto a Ida, che ci fa la gentilezza di anche un minimo spiegare la struttura del libro in poche parole, e poi comincerà a dire la sua. Grazie, Ida. Io sono molto contenta e anche molto onorata di essere qui e ringrazio davvero molto Bianca Beccalli per avermi invitato e aver provocato questo incontro. Penso che sempre l'incontro con amiche di altre aree territoriali, di altre situazioni, di altri percorsi, aiutano moltissimo il confronto, anche il confronto interno al femminismo italiano se ne giova sempre. Noi discutiamo un libro che qui vedete, si intitola Con voci diverse, e che raccoglie gli atti, l'ha già detto Bianca, di un incontro precedente con Carol Gilligan,
della Gilligan presenta una bella autobiografia intellettuale in cui lei stessa racconta il suo percorso, i passaggi e i risultati principali della sua ricerca, dal primo libro più noto, In a Different Voice, con voce diversa, alla Nascita del piacere, che è il suo libro più recente, che è stato tradotto l'anno scorso da Einaudi. E su quest'ultimo testo Eva Cantarella scrive a sua volta un bel commento, di cui poi parlerò più tardi. A me pare che questo libro, grazie ai contributi delle altre autrici, sia tra l'altro una sintesi molto buona e utile di come il pensiero di Gilligan, e in particolare diciamo il nocciolo del suo pensiero, cioè la scoperta di una differente attitudine al giudizio morale nelle donne e negli uomini, cioè di un'etica che è orientata nelle donne alla relazionalità e negli uomini all'individualismo e alla contrattazione in termini di diritti, di come questa scoperta abbia influenzato il femminismo italiano e internazionale. Di questo scrivono Silvia Veggetti Finzi e Bianca Beccalli nell'introduzione, e abbia influenzato anche molti campi disciplinari, dalla psicoanalisi, di cui nel libro scrivono di nuovo Veggetti Finzi e Claudia Zanardi, alla sociologia del lavoro, se ne occupa Beccalli con Luca Beretta, gli studi sulla temporalità, di cui scrive Carmen Leccardi, sulla pedagogia, di cui scrive Barbara Mapelli, e il diritto, di cui scrive Tiziana Vettori. Ovviamente non sono scritti accademici, anche se fanno una panoramica dell'impatto del pensiero della differenza negli specialismi, diciamo. Sono più che accademici, più ricchi di quanto sarebbero degli scritti accademici, perché ciascuna di queste autrici è a sua volta coinvolta da varie posizioni, da varie prospettive, anche nel femminismo inteso come movimento politico. Ovviamente sono anch'io in questa stessa posizione, cioè parlerò di alcuni temi di questo libro a partire dalla mia posizione dentro il femminismo, che è una posizione, diciamo, che si può ascrivere a quello che in Italia va sotto il nome di pensiero della differenza sessuale, che in parte è analogo a quello di Carol Gilligan, in parte se ne differenzia, e che nel libro riceve anche molte interrogazioni, diciamo anche talvolta anche sanamente polemiche da parte delle autrici. Per quello che riguarda la prospettiva di Carol Gilligan, io dico subito che ritrovo nel suo discorso moltissimi punti di contatto, ma non voglio qui descriverli uno per uno o farne una mappatura, preferisco invece farli emergere restituendovi quello che mi ha colpito di più del suo saggio. E del suo saggio, al di là dei contenuti, mi ha colpito, del resto i contenuti mi erano noti dalla lettura del suo primo libro, mi ha molto colpito lo stile di questo saggio, che è uno stile narrativo ed esperienziale, ed è con questo stile che i contenuti teorici vengono presentati. Dunque è uno stile che rinnova e riproduce il rapporto fra pensiero, esperienza e modificazione della soggettività che del suo modello teorico è costitutivo. Io tengo molto a sottolineare questo punto perché credo che questa concezione della teoria come pratica teorica legata all'ascolto dell'esperienza femminile e alla modificazione della soggettività femminile sia precisamente l'elemento che più accomuna la ricerca di Carol Gilligan nel pensiero della differenza italiana. E credo anche che avere riconcepito la teoria come pratica teorica legata all'esperienza e al mutamento della soggettività sia stato e resti l'elemento cruciale e irriducibile di innovazione teorica e politica del femminismo della differenza. Infatti è proprio questo stile di pensiero che fa la differenza rispetto allo stile tradizionale della produzione teorica, perché è uno stile che non separa mai soggetto e oggetto della ricerca. Vuol dire che la teoria non solo nasce dall'esperienza, ma modifica la soggettività di chi la fa nel momento stesso in cui si propone di modificare la realtà. Oggetto e soggetto del pensiero non sono separabili, le modificazioni soggettive sono implicate nei processi di interpretazione della realtà.
Badate che questo è un modo di pensare che non è diffuso nella modalità consueta e particolarmente in quella accademica di produzione della teoria, in cui invece si procede generalmente esattamente per scissione tra il soggetto e l'oggetto della ricerca. Ora, questo stile del pensiero della differenza ne fa una pratica teorica, dicevo prima, più che una teoria, o per meglio dire rende questo pensiero irriducibile a una teoria oggettivata e conclusa. Il pensiero della differenza non sopporta una completa oggettivazione perché è pensiero della soggettività in movimento. La stessa espressione pensiero della differenza sessuale, a mio avviso, non va intesa tanto o solo come teoria della differenza, bensì come differenza pensante. E c'è una grande differenza tra i due modi di intenderlo, perché se si intende come teoria della differenza si intende una versione definitoria e prescrittiva e identitaria e anche essenzialista di questo pensiero. Se si intende invece come differenza pensante, pensiero della differenza nel senso della differenza che si pensa, noi siamo di fronte appunto a una pratica teorica sempre aperta, in cui la differenza è un significante sempre aperto che non si chiude mai in una definizione e in un'identità. Dico subito, per entrare nel merito di alcune delle preoccupazioni e degli interrogativi che pone nella prefazione Bianca Beccalli, che secondo me è proprio questo stile di produzione teorica che salva il pensiero della differenza dai rischi di essenzialismo. Quello che lo salva dalla deriva essenzialista e identitaria, cioè dal rischio di diventare una casistica descrittiva e prescrittiva delle caratteristiche femminili, secondo me è proprio il suo ancoraggio alla soggettività, agli spostamenti della soggettività, all'ascolto della soggettività dell'altra e dell'altro e alla significazione libera della propria. E a ben guardare, quello che Carol Gilligan ci descrive nella sua breve autobiografia intellettuale non è infatti soltanto la scoperta delle caratteristiche morali femminili e di quanto esse siano diverse da quelle maschili. Ci racconta anche, e secondo me in modo non accessorio, di come questa scoperta ha spostato in primo luogo in lei stessa il paradigma disciplinare tradizionale della psicologia. Ci racconta dunque uno spostamento della sua stessa soggettività. Lo chiama spostamento del paradigma e nel modo di descrivercelo è evidente come questo spostamento del paradigma si renda possibile proprio perché lei rilegge e risignifica liberamente quelle stesse caratteristiche morali femminili che tradizionalmente erano lette in termini di passività. Lei li rilegge in termini di differenza, di autonomia, di resistenza. Quindi, come vedete, si tratta appunto di una rilettura delle caratteristiche identitarie femminili tradizionali, una rilettura, potremmo dire, sovversiva. Mi interessa sottolineare questo elemento di irriducibilità della pratica teorica a puro contenuto, perché secondo me questo rende conto anche di alcune difficoltà di trasmissione del femminismo. Claudia Zanardi si interroga nel suo saggio sulla difficoltà di trasmissione del femminismo alle giovani generazioni. Sono difficoltà che tutte quelle che hanno fatto il femminismo storico come me conoscono benissimo, e io credo che una difficoltà stia proprio in questo, che noi possiamo trasmettere alcuni contenuti ma non possiamo trasmettere l'esperienza viva del femminismo, che si deve rinnovare per chiunque la faccia. Quindi evidentemente ogni generazione e ogni nuova generazione di donne deve rinnovare a partire da sé questa esperienza in modo nuovo e originale. Ci sarebbero una serie di cose da dire ancora su questo punto dei rischi di essenzialismo e delle critiche di essenzialismo che vengono spesso portate, soprattutto da parte del femminismo più marcatamente postmodernista, al pensiero della differenza, ma se io adesso mi soffermo su questo faccio troppo tardi, casomai si può riprendere dopo il tema. Invece volevo soffermarmi un attimo
su un altro asse di ragionamento del libro che è molto importante, che è l'asse più propriamente politico. Il problema è questo: che cosa ne facciamo in politica e nel mondo del lavoro della scoperta di Carol Gilligan di un'etica femminile relazionale diversa da quella maschile individualista? Qui Bianca Beccalli pone una serie di interrogativi e anche di preoccupazioni. La preoccupazione, mi pare, Bianca, ti riassumo in modo un po' sintetico, la preoccupazione è che la teoria della differenza finisca con l'essere talvolta complice delle disuguaglianze nella distribuzione del potere e nella rappresentanza e nei luoghi di lavoro. Giustamente Bianca sottolinea tra l'altro che questa preoccupazione è tanto più forte in un paese come l'Italia che non ha, come per esempio gli Stati Uniti, una cultura paritaria di base dei rapporti tra uomini e donne. Noi siamo un paese che ha invece di base una cultura fortemente gerarchizzata in senso patriarcale. Però secondo me il nostro compito deve essere esattamente... esattamente quello di metterci in ascolto di quando, dove e come la differenza femminile si afferma invece come resistenza, come obiezione, come sovversione delle gerarchie tradizionali. Un po' come fa nel suo commento al secondo libro di Gilligan, Eva Cantarella. Eva Cantarella racconta di se stessa che lei aveva sempre letto il mito di Amore e Psiche come un mito patriarcale, e che lo sguardo di Gilligan glielo ha fatto rileggere invece in chiave di resistenza femminile. Di nuovo quindi siamo allo spostamento del paradigma che dicevo prima. Ecco, io credo che dobbiamo operare e rendere attivo, operante, come già secondo me è attivo e operante, questo spostamento del paradigma anche in quello che riguarda la sfera pubblica e il pensiero politico che si occupa di sfera pubblica. Si tratta, cioè, secondo me, di sapere vedere libertà e resistenza femminile proprio laddove solitamente si vede solo oppressione o misoginia. E viceversa, di saper riconoscere gli effetti di non libertà e di assimilazione che vengono prodotti dalle promesse di emancipazione, di parità o dalle politiche di pari opportunità, eccetera. E questo, secondo me, è lo spostamento di paradigma che abbiamo fatto nel femminismo della differenza italiano rispetto ai paradigmi della politica, ai paradigmi tradizionali della politica. Questo, Bianca, non credo che voglia dire avere in antipatia, come tu scrivi, le politiche paritarie. Vuol dire, ha voluto dire nella nostra esperienza, prendere sul serio la resistenza femminile altissima che abbiamo riscontrato in noi stesse e nella pratica con altre donne, resistenza a politiche di promozione che molte donne, non tutte le donne, ma molte donne, vivono inevitabilmente come politiche di assimilazione al maschile. Così pure si tratta di prendere sul serio la resistenza altrettanto forte a infilarsi nella gara per il potere a spese della libertà. Oppure la resistenza ad adeguarsi a modelli di comportamento o di adesione alle misure della valorizzazione capitalistica nel lavoro, dando luogo a forme di differenziazione o di contenimento delle prestazioni lavorative o di riduzione del tempo di lavoro che non sempre, secondo me, sono subalterne alla valorizzazione capitalistica o al controllo capitalistico sulla forza lavoro, ma possono anche significare, spesso significano, un esodo femminile da queste forme stesse. Quindi non le leggerei come complicità, diciamo, a ruoli subalterni, ma viceversa come presa di distanza dalle misure capitalistiche del danaro e del tempo. Parlo anche per me stessa, io non credo di essere stata complice di un ruolo femminile tradizionale quando ho deciso di tirarmi fuori dalla gara per la gestione, per esempio, del mio giornale, o quando mi è capitato anche di rifiutare una candidatura, non mi ricordo in quale ramo del Parlamento,
perché sono due scelte che io ho fatto per amore della libertà che mi dà la scrittura. Io preferivo scrivere ed essere libera di scrivere e avere, anche se questo comportava tradizionalmente avere meno potere, non avere il potere di gestione nel mio giornale, oppure rinunciare al potere, alla visibilità che può dare una carica politica. Naturalmente non pretendo che questo sia un modello che vale per tutte, non è una questione prescrittiva, è però un'esperienza diffusa che molte di noi hanno condiviso con altre donne. Voglio dire che più in generale si tratta, secondo me, non si tratta di negare, cosa sulla quale io sono del tutto d'accordo con Bianca e con le altre autrici del libro, che in Italia ci sia una forte misoginia maschile. È in atto, come è stato in atto ed è in atto ancora negli Stati Uniti, una forte reazione antifemminista, il backlash di cui ha parlato Susan Faludi e che viene giustamente ricordato in questo libro. E so anche perfettamente che c'è un uso capitalistico selvaggio e violento della femminilizzazione del lavoro. Però io penso che insieme a queste tendenze ci sia anche resistenza femminile, uso questo termine perché è molto usato anche nel libro, ed esodo femminile dalle forme tradizionali della rappresentanza e del potere. Naturalmente la finezza della nostra analisi deve consistere esattamente nel saper vedere quante diverse tendenze ha prodotto nella società italiana e occidentale più in generale l'esplosione del femminismo, no? Produce tendenze che vanno spesso in direzione contraria, produce la reazione, produce forme di libertà, produce forme di assimilazione, produce differenza. La finezza dell'analisi, secondo me, va esercitata proprio nel capire la trama di questi percorsi e nel sapere valorizzare in questi percorsi di libertà femminile. Spostamento del paradigma in questo caso significa, detto in filosofia politica, mettere sotto critica le categorie politiche fondanti della modernità, uguaglianza, libertà e fraternità, che hanno fondato le nostre democrazie e l'universalismo, con i limiti che sappiamo e che oggi si rendono palesi non solo nella storia e nel presente delle donne, ma anche, l'ha già accennato Bianca Beccalli, nei processi di assimilazione e rifiuto, inclusione ed esclusione di altre differenze e di altre esclusioni. Io non voglio però fermarmi di più su questo, su cui molto potremmo discutere. Potremmo discutere anche in particolare di quanto ha già lavorato, lo fa nel libro Tiziana Vettor, la critica dei diritti e del diritto, la critica femminista dei diritti e del diritto, nell'erodere questa grande potenza della mediazione giuridica a cui troppo spesso la politica in Occidente ormai si riduce. Quello che io voglio fare invece in conclusione è spostare il problema e parlare un po', molto brevemente, dell'amore, che invece è il tema del secondo libro di Carol Gilligan, perché insomma anche a me è capitato di lavorare sull'amore di recente, sulla scorta di alcuni lavori di Luisa Muraro e anche dell'ontologia della fragilità e dell'esposizione all'altro elaborata di recente da Judith Butler in precario nel suo libro che si intitola Vite precarie, scritto dopo l'11 settembre, e anche sulla scorta di alcuni lavori di Adriana Cavarero. Perché l'amore? Perché io penso che lo stato attuale delle nostre democrazie, stato armato di democrazie che si esportano con la guerra, stato di eccezione di democrazie che organizzano i campi come quello di Guantanamo, ci impongano oggi un salto del pensiero. Sento un po' inadeguato attardarci nelle nostre discussioni su uguaglianza, differenza, quote, non quote, parità, promesse mancate della parità. Credo che oggi si tratti di mettere la differenza sessuale al servizio di un pensiero più radicale, di un pensiero cioè che ripensi l'antropologia politica dalle fondamenta, o come alcune preferiscono dire l'ontologia politica dalle fondamenta.
E penso appunto che il tema dell'amore sia un tema che in questo senso ha moltissima forza. Lo penso perché ritengo che l'esposizione all'amore dell'altro sia l'unica forza in grado di controbilanciare e di contrastare l'esposizione alla violenza dell'altro, che oggi è quello che sentiamo e che detta le regole. L'amore, intendiamoci, non è in buono stato nelle nostre democrazie. Gli psicoanalisti e gli psicologi parlano, alcuni filosofi, anche penso a uno degli ultimi lavori di Slavoj Žižek, parlano di rottura dello schema edipico e sostengono che la rottura dello schema edipico ha dato luogo a una crisi di identità maschile molto forte, che si traduce in una incapacità di amare più forte che in passato, che mette a dura prova l'etica della relazione di cui parla Carol Gilligan. La mette a dura prova nelle donne, lo sappiamo dalla nostra vita quotidiana e anche da quella delle nostre amiche molto più giovani di noi. Si aggiunge a questo che l'etica della relazione troppo spesso oggi viene tradotta e tradita in una etica, anzi in una pratica della connessione, come se la facilità di connetterci in rete e la freddezza e la distanza della connessione in rete senza corpo potesse effettivamente soddisfare l'istanza femminile di relazionalità calda e in presenza. Sappiamo che così non è, e cito solo una delle questioni di cui parla tra l'altro un grande sociologo come Bauman, che oggi mettono a dura prova la possibilità stessa dell'amore. Ma io penso che proprio perché è così inattuale, il tema dell'amore si imponga oggi con molta urgenza. Lo scrive Carol Gilligan che l'amore è un terreno di prova della democrazia oggi, io credo che lei abbia ragione, e credo anche, su questo chiudo, che proprio perché è così scandaloso oggi parlare di amore, mentre si parla solo di guerra, di paura, di terrorismo, eccetera, noi possiamo e forse dobbiamo rinnovare lo scandalo originario dell'esplosione femminista proprio affermando l'importanza di questo tema. Grazie. Bravissima. Ida Montegrazie, bravissima. Mai avrebbe potuto essere fatto meglio un commento a questo libro, che raccontato da te mi sembra anche più bello. Anche se io non sono la vera e propria chair, la vera e propria presidenza di questo tavolo, che avrebbe dovuto essere tenuta da Eva Cantarella, da Silvia Vegeti Finzi, che non può venire, da Eva Cantarella che è ancora in viaggio da Roma, che erano, come dire, le più autorevoli di noi, supplisco modestamente a questo compito e ne approfitto permettendomi di sottolineare come appunto Ida ha messo molto bene in evidenza, sia con questa sua bella definizione, riprendendo Carol, della differenza pensante, la differenza non identitaria e non essenzialista, che differenzia il pensiero di Gilligan da molte accuse o interpretazioni che sono state date negli anni successivi al suo pensiero. E mi piace anche sottolineare la sua sottolineatura del fatto che Carol si muove indirizzandosi verso uno spostamento anche di un paradigma disciplinare, di un modo di pensare a questi problemi. I nostri modi di pensare sono molto importanti e Carol ha fatto un'operazione rivoluzionaria nel suo campo, contestando il modo corrente di pensare della sua disciplina scientifica, così come noi autori vari nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare una cosa analoga rispetto allo stato attuale delle nostre subdiscipline. Comunque è un insegnamento metodologico questo e mi piace che Ida lo abbia sottolineato, pur non risparmiandosi poi di entrare in medias res nel pieno del messaggio politico-culturale, diciamo, di Carol, fino ad arrivare proprio ai problemi di oggi. Che penso un po' che sia questo lo stesso schema che Carol seguirà nel suo discorso. Adesso diamo la parola a Carol e facciamo magari un piccolo spostamento. Se... No, questo sì. Ecco, no,
Oh, we go sentence by sentence. Ah, first I begin to say thank you. What do I say? Comincio a dire grazie a lei. Questa era facile. Yeah. To Bianca, who organized this incredible conference 2 years ago that led to this book, and then really engineered the presentation, the completion of this book. Ero stato io, dice Carola, ad organizzare questa bella conferenza di quasi 2 anni fa, che è stato l'origine anche di questo libro. Io mi permetto di correggere, perché ero stata sì anche io, ma eravamo un gruppo di persone, Eva Cantarella in particolare, ma poi un gruppo di persone che in diversi modi hanno collaborato. È stata molto un'impresa collettiva, questo farti venire sia la prima volta sia la seconda volta. It was very much of a collective work. Yes, right. Well, it was wonderful, very important for me to hear the responses of Italian scholars, and now to hear Italian journalists and scholars responding to my work. This è molto importante per lei ascoltare le risposte di studiosi italiani, e adesso è anche interessante e stimolante sentire dei giornalisti italiani che leggono le sue questioni, che le interpretano. And I want to respond first of all by saying I think you have an idealized view of the United States. Dice che Ida ha una visione idealistica degli Stati Uniti. Maybe. Forse. And but specifically to thank you for your presentation, which touched on what to me are some of the most important aspects of my own work that are often not mentioned. E in particolare poi si congratula per come Ida è riuscita a toccare nella sua presentazione alcuni aspetti che lei, Carol, considera molto importanti del suo lavoro e che sono stati in qualche modo anche un po' negletti. And specifically, first of all, the method. Comments. You see, that's always happened. Even the dog agrees. Sempre in questo contesto di comparazione internazionale suggerisce che in Italia i cani sono più interattivi che negli Stati Uniti. Forse. Because it's absolutely impossible. If I had followed conventional social science methods, I would never have heard what I heard. The approach, the shift from approaching people as objects of assessment to learning from people, that is, approaching them as subjects of their own knowledge, was absolutely crucial. Se lei avesse seguito i paradigmi tradizionali mai, avrebbe pensato di procedere in un lavoro come quello che lei ha fatto, che è basato sul principio di considerare i suoi, diciamo così, oggetti di ricerca sempre come soggetti che interagiscono, comunicano, per cui vi è un processo appunto interattivo che non è previsto dalle metodologie tradizionali. Yeah, and if I can add a footnote to that. E aggiungo una nota a questo. It was at the time when I began the research that led to In a Different Voice, for a woman to hear her own voice as worth listening to rather than dismissing it was to interrupt a whole a history of self-silencing among women, and that internal dynamic was extremely important. Anything a woman wanted or knew from experience, she had learned to silence that voice as selfish. E dice che nell'epoca in cui lei ha cominciato quel lavoro che poi ha portato a produrre il suo primo libro famoso, In a Different Voice, era diventato consuetudine, sforzo ripetuto per le donne di mettersi silenzio da sole, cioè di non credere, di non pensare che niente che venisse dalla loro esperienza fosse significativo, che andasse invece azzerato
per cominciare da un'altra parte. E lei si è sentita di essere tra coloro che hanno interrotto questa usanza, questo modo di procedere. So, quickly, first of all, thank you for speaking about the methodology. Thank you for speaking about the shift in paradigm. Because if you bring my work into the old paradigm, which my work contests, then you can't understand what I'm attempting to do. Thank you for saying that feminism starts by taking the experience of women seriously. And also thank you for saying that this is subversive and revolutionary. It spurs a rethinking or reframing, not just of women's experience, but of human experience, that is, of men's and women's experience. So, for all these things, I thank you. Quindi ricapitola ciò per cui ringrazia Ida, e mi sembra che qui convergiamo proprio. La ringrazia per la sua enfasi sulla metodologia, la ringrazia per aver capito così bene che il paradigma vecchio non avrebbe potuto accogliere il suo pensiero, che lei sta dentro un paradigma nuovo che lei ha contribuito ad aprire. La ringrazio per pensare che tutto ciò ha molto a che fare col femminismo, questo modo di ragionare, ed infine anche per il pensare che tutto ciò è sovversivo, se non vogliamo dire rivoluzionario, sovversivo, e non riguarda solo il pensiero delle donne, ma il pensiero degli umani in generale. And finally, what I want to do, and it really follows from your talk specifically, is to show why it's so important to bring this voice into the political arena now, and what are the forces that are opposing that happening. E vuole in particolare, seguendo gli spunti aperti da Ida, cercare di mostrare perché lei ritiene che questa voce diversa, questa different voice, è molto importante proprio oggi portarla sul terreno dei problemi politici. So, why a different voice, why a new paradigm is so, why I see this as so urgent right now. That's what I will talk about. E un nuovo paradigma è proprio urgente adesso. First of all, just to notice the return of old voices. And I want to speak of, first of all, the voices of war. And with the voices of war, all the honor codes surrounding war, specifically the honor codes and the preoccupation with the honoring and the shaming of manhood. That's just to begin with. E vuole parlare, per fare questo, del ritorno a cui assistiamo, del ritorno delle vecchie voci. Come tornano le vecchie voci? E innanzitutto c'è la guerra davanti a noi, e tutte le preoccupazioni che vengono con la guerra, le preoccupazioni e gli orrori che vengono con la guerra. Secondly, the return of fundamentalism. Fundamentalism across all religions, the return to fundamentalism, which if you look at it, what is fundamental, what is seen as fundamental in fundamentalism is the patriarchal structure, that is the structuring of relationships between women and men in patriarchal terms. Il secondo punto è il ritorno del fondamentalismo in tutte le religioni, e possiamo vedere che in tutte le religioni una spettrale del fondamentalismo è la patriarchia, è l'ordine patriarchico, e questo riguarda tutti questi ritorni fondamentalisti. Third, an observation which is certainly true in the United States, I gather it's true in Italy too, but you can tell me. In the United States, the most heated conversations right now in the society are about sexuality. Why? I mean, why the subjects of homosexual marriage or not marriage, why the subject of abortion, why the subject of abstinence? I mean, in other words, why the argument about these issues at this time when there are so many other things which in some ways you would think are much more pressing and more important? So this conversation about war, the return of fundamentalism, this central kind of centering of political debate around issues of sexuality and as I mentioned before, let you translate the sexual question. E comunque, con tutte le cose nuove importanti che ci sono, un altro punto lei vuole sottolineare come negli Stati Uniti
un tema caldo che appassiona le discussioni è il discorso sulla sessualità, il ritorno del discorso sulla sessualità, sull'aborto, sulla legittimità dell'aborto, sul matrimonio, su tutti questi aspetti che sembravano in parte accantonati in anni precedenti. Ecco, c'è un'esplosione di interesse e lei chiede a noi se è lo stesso in Italia. So, you know, so what if I look at this and I say what's going on here, you know, I see the resurrection, if you like, of, you know, the what I would call then, I've used their word, the essential patriarchal couple, that is, you know, the male soldier and the kind of the idealized asexual woman, and you have these honor codes, the patriarchal honor codes, these gender codes returning to enforce a reimposition of an old paradigm. This is the essence of the old paradigm that is coming back now, and I think it is coming back in response to the voices, and I say voices plural, that were really articulating a different paradigm, a new paradigm, and they were voices in the best sense of resistance. E qui vede l'emergere di questa ritornata coppia patriarcale, no? L'emergere di nuovi codici d'onore, il soldato e la donna assessuata, e si domanda che resistenza ci sia rispetto a questo nuovo tipo di immaginario, e lei ritiene che si trovino delle resistenze. I want to talk about resistance then. E allora parliamo della resistenza. In my research, I mean, what my research uncovered was, well, my research, two things. First of all, my research uncovered a resistance that was in some sense underground on the part of women, but that was out in the open on the part of girls to incorporating what was in fact a false story. A false story about what was happening, a false human story, in other words, a resistance to not knowing what in fact we know. It was not so much that the problem was a woman's problem, but that women were revealing a problem that was a human problem, and in a sense revealing that the paradigm that psychology and other disciplines were working within was inherently, it was false, it was problematic. Parte per questo dalla sua ricerca, che ha cominciato ad esplorare una resistenza, che è una resistenza piuttosto nascosta, sotterranea, nelle donne, più evidente nelle ragazze, del negare le storie che esse sanno, del ritrarsi dal rendere esplicite le loro esperienze. Specifically, the paradigm that now has been criticized not only by psychologists but also by neuroscientists is a paradigm that split thought from emotion, mind from body, self or voice from relationship. And in this sense, assigned these, made these splits, and then gendered the splits, so that within the old paradigm, women were said to have emotions, relationships, and bodies, and men, in a sense, were said to have minds, thought, and self. It's not that that's, and the argument was within these terms, but the whole split is erroneous. The whole split was false, and that's what was contested by bringing women's voices into the conversation. That it's the gendering of human qualities that makes both men and women have to give up half of our humanity to take on these gendered roles that led to the challenge to these gendered categories. I think that's really important
that it was the challenge to the categories, that splitting of, as I said, mind from body. We know that how closely our minds and bodies are connected. The splitting of thought from emotion. Neuroscientists show that when thought is separated from emotion, people cannot understand or make sense of the human world. That our thoughts and our emotions inform our intelligence rather than compromise it. And finally, for a psychologist the advantage in my work of writing about voice is without a voice, there is no relationship. Without relationship, voice recedes into silence. So to split voice from relationship is to be in psychological incoherence. Ecco, qui esplora proprio quella separazione che i psicologi tendevano a dare di aspetti che per lei sono strettamente collegati: corpo, emozioni, voci, relazioni. Se non c'è questo collegamento, non c'è voce e non c'è relazione. Ci sono delle teste che pensano da sole. Puoi aggiungere qualcosa? Un gruppo di interpreti. No, che nei suoi studi, quando il pensiero è diviso dalle emozioni, non si fa più senso del mondo, ed è scientificamente dimostrato, non sono due cose che vanno viste a parte, sono in connessione una con l'altra, e soprattutto senza la voce non esiste la relazione. Quindi se la donna doveva rimanere silenziosa, però allo stesso momento veniva vista come un essere di relazione, era fortemente contrastante questo concetto. Okay, let me sono d'accordo. Okay, I give you quickly two stories to illustrate this. Due storie per illustrare questo. This was from early in my work. Second story was from this week in my class. So I give you these two examples. Una storia viene da studi passati e l'altra è proprio della scorsa settimana nella sua classe. Allora, le due storie che porta come esempio sono una un po' passata dai suoi studi e dalla sua ricerca, e l'ultima è successa proprio settimana scorsa all'interno della sua classe. First story, I was interviewing a woman. I asked her a question. She looked at me and she said, "Would you like to know what I think?" Stavo intervistando una donna e lei mi ha guardato e mi ha chiesto, "Vuoi sapere cosa io penso?" Or, "Would you like to know what I really think?" O vuole sapere cosa veramente penso. That was that. This week in New York, a man in my class said that his father had never been close to him, had never been intimate with him, had never really loved him. That's a typical kind of story about fathers. Questa settimana un uomo nella mia classe stava raccontando di come suo padre non si era mai dimostrato con gesti di affetto verso di lui, non era mai stato particolarmente fisico ed emotivo con lui. Then he said, but his mother and sister said that his father had never loved anyone as much as his father had loved him, the son. Ma la mamma e la sorella gli hanno detto che no, non è vero, perché tuo padre non ha mai amato nessun altro come ha amato te. And then he said that he saw movies, home movies, that the family had taken showing his father holding him as a baby and hugging him and kissing him. Gli hanno fatto vedere video di famiglia in cui si vedeva chiaramente il papà che lo abbracciava, lo baciava. So my point is that people often tell stories that are at odds with what in fact they know from their experience. Women say not what they really think, but what they have come to learn to, quote, think. Men tell stories about distance in men and the absence of emotion in men. The student said it was biological. And then his own story contains the contradiction, the images from the movie of his father being tender and loving and affectionate with him. E quindi la contraddizione tra quello che si racconta, perché quello che ci si aspetta di sentire, è in contrasto con quello che veramente è accaduto.
è successo a questo uomo nella sua classe, dove effettivamente c'era una dimostrazione, no, visiva dell'affetto del papà verso di lui, ma succede sempre di continuo, soprattutto agli uomini e alle donne, di dire cose perché sono quelle che le persone vogliono sentire. So what I'm it is important to, when people talk about biology and culture, about genetic determinism or social determinism, it's crucial to bring in psychology, because there is a healthy resistance on the part of the psyche to taking in or wedding oneself to a false story. The psyche, the human psyche, resists dissociation, that is, not knowing what we know. L'aspetto positivo è che comunque, nonostante quello che veniamo a scoprire dalla biologia, dalla cultura e nello studio della psicologia, c'è una resistenza da parte di noi persone, a comunque esiste in noi l'esperienza che abbiamo vissuto, che contrasta quello che magari raccontiamo, e quindi si crea una situazione di stress. But, and here is the political, this psychological resistance, you know, like the healthy body resists disease, the healthy psyche resists disease, this healthy resistance on the part of the psyche becomes a political resistance. Allora, questa resistenza in psicologia, quindi come il corpo sano resiste alla malattia, anche la mente sana resiste alla malattia, ci porta a pensare ad una resistenza anche politica. And specifically, it's a resistance to losing a truly democratic society, that is, where people's voices and people's votes are grounded in what they know through experience. E soprattutto questa resistenza si dimostra nel non voler perdere ciò che una società veramente democratica, so, right, basata now, sull'esperienza. Yeah, sorry. Yeah. It was just the ending. Okay. So why is it so important right now to have the new paradigm or a different voice? Because the many voices that we're calling for and articulating and developing a new paradigm, that is, a different way of structuring the entire debate, are now being silenced in the name of war, fundamentalism, this return of Puritanism in the United States, that is, this obsession with sexuality all of a sudden, and the overriding concern with what is masculine and with supporting male honor and not shaming men. Quindi il contrasto è che con il venir fuori di queste nuove voci, molte nuove voci che chiedono, richiedono un nuovo paradigma, un cambiamento del paradigma, si trovano comunque in contrasto e vengono messe a tacere nel nome della guerra, nel nome di questo fondamentalismo, nel nome di un nuovo puritanismo. Appunto, abbiamo parlato di questo tema della sessualità, per dare supporto al concetto dell'onore, di mantenere l'onore e nascondere la vergogna. So, to conclude, what psychology provides is a map. It shows how a voice that is grounded in experience, that is a human voice, comes to be silenced, and comes to be silenced because of the internalization of concerns about gender, that is, around masculinity, what it is to be a real man, or what it is to be a good woman. Allora, ciò che la psicologia ci mostra è come questa voce che è radicata nell'esperienza si azzittisce perché internalizziamo dei criteri riguardo al genere, quindi come si deve comportare un ragazzo, come si deve comportare una ragazza, quindi azzittiscono azzittiscono queste voci. That this psychological map is important because it explains a political, you know, really
a political quandary, which is why we keep repeating an old tragic story, why we keep reenacting an old tragedy, which you can see we're in the middle of, at least I think right now again, reimposing old hierarchies, old structures that lead to human tragedy. La mappa della psicologia ci mette di fronte a una domanda politica del perché torniamo a ripetere la vecchia tragedia, perché nonostante le nuove scoperte ricomponiamo le vecchie gerarchie. And finally that the importance of literature, the importance of a relational method comes back because in the face of dissociation, that is telling a story that's separate from what we know from experience, whether in our own lives or in our collective public lives, that dissociation is fundamentally unstable. I mean, that's why that paradigm will collapse in and of on itself, because association, whether it's relationship or the associative logic of the psyche, will bring us back to what in fact we know continually. So, yeah. Quindi l'importanza di queste scoperte e di questi nuovi metodi porta al crollo, crolla da sola questo paradigma, perché ciò che sappiamo dall'esperienza per forza delle cose ci mette in contrasto con la nostra esperienza, quindi l'associazione è un'associazione instabile. So I want to end with where the same place that Ida Dominiani ended, with a sense of a renewed sense of scandal. And the scandal is that we are recognizing again, as you know, I recognized at the beginning of my work when I recognized that people were studying men and talking about humans, that we are in a situation, we're caught in a situation which absolutely, I mean, it's false, it's based on lies, it's based on not knowing what we know. And to expose that is to create a sense of scandal. It is to, as it's exposed, what you get is a lot of opposition coming, but I sense things are turning now, and it's going back to, again, a sense of a psychological resistance turning into a political resistance that has the potential to really transform, not to take a different position in the old conversation, but to become involved in a new conversation. The pieces of that conversation are now in place. The question is, can we carry it forward? Allora, il senso di scandalo che ho provato e che mi ha stimolato a prendere in mano, a cominciare questa ricerca, è il perché non ci rendiamo conto che finora abbiamo studiato l'uomo, ma abbiamo parlato di tutti gli esseri umani, donne comprese. È ovvio che una teoria basata sullo studio di uomini non può valere sulla popolazione intera. Lo scandalo tratta di far finta di non sapere ciò che in realtà sappiamo. Però sento che oggigiorno stiamo virando verso un senso di resistenza psicologica che porterà ad una resistenza politica, che potenzialmente può cambiare le cose. Abbiamo cominciato parti di conversazioni e abbiamo il potere di ricomporre questa nuova conversazione se mettiamo insieme i pezzi. E poi ci dice che questa resistenza psicologica crescente può svilupparsi, secondo lei, in una resistenza politica. Io qui vorrei anticipare anche una domanda che potrebbe anche essere, come lei chiude il suo discorso, di quali segni lei vede di questo passaggio dalla resistenza diffusa, come la chiamiamo noi, a una più aperta resistenza politica. I was saying that
your last sentence, perhaps you could come back to before you end. When you say things are turning, a psychological resistance can turn into a political resistance. A psychological resistance will turn into a political resistance in and of itself unless that resistance is stopped. Now, I'll talk about, first of all, how I see it being stopped right now, and secondly, how I see it as coming and being effective. I see it as being stopped right now by exactly how you would predict. What happens is shaming starts around issues of gender, that the men who speak out in opposition to war and to violence and to this use of this kind of strident masculinity, this kind of honor code masculinity, are called not real men. What is the phrase Schwarzenegger? Girly men. Girly men. So their masculinity is shamed. And for women, for a woman to speak out against this is to be toppled from the pedestal of the good woman into the category of the bad woman. And the bad woman is the sexual woman, and the bad woman is not the good wife. I mean, you know the categories. But it's so interesting. The way it stopped is through this gender shaming, in other words, to go after the psyche that way. Now, what's happening in the United States is now there's beginning to see a resistance that's gaining momentum in two ways. And I just mentioned two things. One is the mother, Cindy Sheehan, the mother of the soldier who was killed in Iraq, who sits outside of Bush's ranch when he's on vacation for, what is it, 6 weeks or something like this, and asks him to speak with her about what was the reason for her son being killed, and he refuses to speak. And that breaks through. It's very interesting. If you look through a lens of gender, you see this conversation in an interesting way, because suddenly she's joined by other women and also men who can understand why a mother would want to know that. I mean, it's just a human thing that everyone can relate to. So there's this big peace camp that starts to form outside this anti-war movement, gains momentum in the States around this mother. That's the first thing. I apologize. I wish I spoke Italian. Allora, questa resistenza psicologica diventerà sicuramente una resistenza politica a meno che non verrà fermata. Da cosa può essere fermata? Come previsto, come possiamo immaginare, da questa vergogna, cioè ridicolizzare chi parla contro la guerra. Se un uomo è contro la guerra, contro la violenza e quindi contro la mascolinità, viene ridicolizzato e quindi non parla. E invece una donna che parla contro queste cose vuol dire toglierla dal piedistallo della brava donna e categorizzarla sotto il nome una donnaccia, una cattiva donna. È per questo che le persone smettono di parlare ed è per questo che non si va dalla resistenza psicologica che è in noi ad una resistenza politica. Quindi la ridicolizzazione secondo gender, il genere. Ha fatto un esempio negli Stati Uniti recentemente, la mamma del soldato ucciso che è rimasta seduta mentre Bush era via, esatto, davanti a casa di lui era via, e per 6 settimane è rimasta lì solo per chiedere perché suo figlio è stato ucciso, e lui non ha risposto. Tutti noi possiamo capire perché lei aveva bisogno di sapere, però non ha mai ricevuto una risposta. Non ha mai visto. Ecco, però altre donne che potevano condividere questo suo sentimento si sono unite a lei in questa richiesta. E lui ha risposto. Did he eventually answer? No, 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 he wouldn't talk to her. No, si è rifiutato. È una cosa che perché finita e si è sviluppato come un piccolo movimento da questo. So now she goes to visit all the congressmen who voted for the war. Ah, same question. Adesso sta visitando tutti i politici che hanno votato per la guerra.
And the second thing in the United States it breaks through, if you have a system that is resting on dissociation, that is people not knowing what they know, then eventually the reality will break through, and this time it was the hurricane Katrina. Quindi questo, another, questo non sapere quello che invece sappiamo non può durare per molto. È un esempio che porta è appunto dopo l'uragano Katrina. That exposed the class structure and the racism in American society. Che ha esposto le classi sociali e il razzismo nella società americana. And the journalists woke up. I giornalisti si sono svegliati. So. Speriamo di non aver bisogno di un uragano in Italia. Comunque. E neanche di una guerra. Allora, Carol, grazie molto di questo brillante discorso che abbiamo voluto tenere breve perché così riusciamo a finire tempi decenti, ma a parlare anche brevemente in diverse persone. Qui abbiamo presenti diversi degli autori del volume, abbiamo presente un pubblico molto simpatico e misto di donne e uomini di diverse età e provenienze intellettuali e orientamenti anche culturali. E quindi direi che il campo è aperto per un primo giro di interventi. Laggiù c'è qualcuno in rosso. Li facciamo piuttosto brevi perché così possiamo dar luogo a un po' di dibattito. Are you translating or you want me to shift? Prego, si può anche presentare al pubblico. Beh, direi che a questo punto sono una donna e credo che sia fondamentale identificarmi in questo modo, riconoscermi, direi, come donna, anche se proprio come donna, in una battaglia per il femminismo, volevo avanzare una piccola perplessità. Si guardi verso di loro, che sono più importanti. Ma ho il microfono. Allora, una piccola perplessità. Mi pare di avere capito che il percorso della rivendicazione della dignità femminile va dalla differenza psicologica dalla rivendicazione della differenza psicologica alla rivendicazione politica. Io mi chiedo se basta, diciamo, per rivendicare politicamente il ruolo della donna partire da una differenza psicologica, o se invece il percorso non deve essere inverso. Cioè, psicologicamente, senza una coscienza politica, non si otterrà mai una rivendicazione di tipo politico. Non basta una differenza di tipo psicologico per avere una rivendicazione politica. Ci vuole, prima di tutto, una coscienza politica del capire perché questa differenza psicologica sia stata così penalizzata. Quindi credo che il percorso vada, direi, invertito. E a questo punto la differenza femminile non credo che sia un problema così importante, perché la differenza femminile non è nient'altro che uno dei tanti problemi di una società non egualitaria. Quando noi avremo una società egualitaria, non ci sarà bisogno di rivendicare una differenza femminile contrapposta ad un paradigma di tipo maschile. Il paradigma di tipo maschile crollerà con un diverso tipo di politica.
Ora, finché le donne non acquisiranno una coscienza politica del perché la loro differenza femminile è stata, diciamo così, vilipesa, credo che la loro differenza psicologica non conquisterà mai un orizzonte politico alternativo. Beh, per questa asserzione ferma, con cui io non concordo, ma che però mi sembra ben formulata. Io penso che la differenza andrà valorizzata e trasformerà il mondo maschile. Se non verrà valorizzata e non lo trasformerà, allora resterà sempre proprio come differenza. Quindi penso in un modo un po' più, forse più pessimista. Erdemio Oriani, nostra consigliera regionale, la donna nelle istituzioni. Che effetto fa? All'opposizione. Senza fare grandi discorsi, io concordo sul fatto che le donne debbano porsi sul piano del terreno politico e fare resistenza, nel senso che non sarebbe possibile una presenza individuale, oltre che collettiva, in una realtà politica se non ci fosse una resistenza, soprattutto soggettiva, nella difesa della differenza, della propria differenza. Però è una cosa complicatissima. Però la mia domanda è questa: il termine resistenza implica il fatto che ci si sta difendendo. E quindi vorrei chiedere se è questo il senso, perché per me resistere significa difendermi. Io penso che si debba andare oltre, quindi non solo porsi il problema della difesa, della difesa di un punto di vista individuale o collettivo, ma anche tentare un'azione. Ho capito bene, oppure tu dai, se posso darti del tu, a questo termine un termine che probabilmente è un termine di iniziativa? Perché se fosse solo resistenza io non sarei d'accordo, non mi è sufficiente. Prego. Domanda chiarissima. Vuoi rispondere subito? Do you want to answer right away to some of the questions? I just want to say quickly either or yourself. The resistance, I mean it as an active, a taking of an action to move forward rather than as a defensive mode. That's so I appreciate that question. Dice che apprezza questa domanda. Lei la resistenza la intende come qualche cosa di attivo, non è una resistenza passiva, è già un'azione che può prendere diverse forme, ma è già un'azione. E dunque qui abbiamo presenti tante persone che potrebbero, anzi dovrebbero parlare. Io ricordo in particolare gli autori e le autrici, prima tra tutti Chiara Martucci, che è più autrice di tutti quanti in quanto ha curato la creatura del volume insieme a me, che sicuramente avrà qualcosa da dire. Richiamo anche in particolare Tiziana Vettor, che è quella che mi interessa di più perché è quella che la pensa più diversamente da me. Allora io sono contenta quando lei parla, e poi invito tutti gli altri a rapidamente entrare in campo. Caro? Yeah, I want to say something else. When people are talking about women entering the political process, and it's true, I mean, the political world is still overwhelmingly male, as is the business world and so forth, but I want to say in the States, women did enter the political process effectively in the 1990s and elected the president. That the most important political fact about Clinton in this regard is he was elected by women's votes. And if you don't, in the negative sense, resistance came in response to the awareness that women were deciding, women's votes were decisive in electing the American president. So there was a concerted effort to silence women and to bring women back into the fold so that women would vote in the same way as men vote, so that the women's vote would not be politically effective. And I think that's extremely... My view of this whole thing is based on seeing that we made huge gains moving forward, in fact, in transforming the paradigm, introducing a different way of structuring gender relationships, relationships across the board,
And it's in response to that that you see this huge attempt now to return to what I said was a fundamentalism, which is basically fundamentalist patriarchy. And I think I would define feminism as the movement to remove, in a sense, to free democracy from patriarchy. That's what I think feminism is. So, and what you're seeing is the movement to free democracy from patriarchy is met by a movement to reimpose patriarchy in the name, confusingly, of democracy. I mean, it just gets all confused. But that gender is at the center of that really attempt to go back to an old paradigm, whereas the new paradigm completely reconstructs gender in non-hierarchical, non-binary, non-quote essentialist ways. Quindi traduco velocemente io, perché così ne approfitto per fare una domanda piccola che magari in alcuni abbiamo già anche in mente, sulla politica negli Stati Uniti. Allora, mi sembra di capire dall'interpretazione di Carol, ma che il gruppo interpreti mi corregga, che lei vede un periodo da quello della rottura del paradigma, del cambiamento del paradigma, dell'azione del femminismo che lei ha definito come il movimento rivolto a liberare dal patriarcato, ha visto una fase, diciamo, progressista espressa per esempio anche nel comportamento elettorale delle donne, esempio elezioni americane, i successi che precedevano quest'ultima elezione in cui il gender gap, la differenza nell'orientamento di voto maschile e femminile, e non solo era rilevante, ma era rivolta a favore dei democratici e faceva vincere i presidenti democratici. Ora, adesso ci dice che non è più così. Allora, io vorrei una precisazione, questa piccola, sul non è più così. Vuol dire non solo tutto il voto si è spostato di più, diciamo, a destra, ma vuole essa dire anche che il gender gap si è ridotto e scomparso? O vuol dire che il gender gap c'è rimasto, però siccome tu votano tutti più a destra, non è sufficiente per controbilanciare lo spostamento a destra del voto. Questa... disappeared. The gender gap disappeared in 2002, after having reached, it increased every single year from when they first started measuring it in 1980 until in the year 2000, in the contested 2000 election, there was a 10-point gap between men's and women's votes in both, in opposite directions, with 10% more women voting for Gore and 10% more men voting for Bush. There was the greatest split between men and women ever in the history of United States voting. And then in 2002, it disappears. So, you know, you have to ask, well, what happened? Obviously, September 11th happened, and the response of the Bush administration, which was, first of all, you know, to raise the level of fear in everybody, but secondly, I think the biggest issue in thinking about what happened to the gender gap is that 9/11 in the U.S. shamed American masculinity, and women know that when manhood is shamed, violence is imminent. I mean, women know this domestically. Women know, so there was, I think, a sense of women pulling back to try to keep violence under control in the U.S., to kind of hold down the level of violence. And I think women receded and started saying, let's just not say that much. And until recently, when, as I said, the voice of Cindy Sheehan, a mother's voice, and the exposure of really what was the reality that the Bush administration didn't want anyone to see, the level of poverty, the carelessness in the United States, the willingness to leave old people, sick people, poor people just to die was really shocking. Now that voice then is coming back, I think. It'll be interesting. We can predict it will come back in the next election. I will predict it. Quindi la risposta alla domanda che faceva Bianca, se questo gender gap, cioè la differenza di genere nel voto delle elezioni americane, per esempio, si era ridotto o era sparito totalmente, Carol Gilligan dice sì, è totalmente sparito. Se confrontiamo per esempio che nel 2002 c'erano, tra i votanti di Gore, c'era un 10% in più di uomini, cioè la differenza
tra votanti donne e votanti uomini era che gli uomini erano un 10% in più. Tra quelli che votavano Bush, conservatori, diciamo, c'era una presenza maschile molto maggiore, tra quelli che votavano invece democratico c'era una presenza maschile femminile del 10% maggiore rispetto agli uomini. E questo dice quali sono le ragioni di questo appiattimento che poi invece si è verificato ultimamente. Sicuramente il 9 settembre, l'11 settembre, scusate, 9-11, e questo ha portato appunto ad un appiattimento di queste differenze, in particolare perché il 9 settembre ha avuto di riflesso, l'11 settembre scusate di nuovo, ha avuto come risultato il fatto di far vergognare gli uomini anche, di gettare un po' di vergogna sulla mascolinità maschile, ridotta. E allo stesso tempo le donne invece hanno avuto, o comunque così può essere interpretata, una spinta, hanno accresciuto il loro desiderio di ridurre la violenza il più possibile. Quindi se questo era il messaggio elettorale, poi ovviamente l'obiettivo era quello di ridurre la violenza da una parte e ridurre anche la vergogna sulla mascolinità dall'altra. Reazione al ridicolizzare la mascolinità è la violenza, e le donne lo sanno bene. La reazione al ridicolizzare la mascolinità è proprio quella della violenza, e per questo le donne lo sanno, e quindi hanno la loro tendenza era quella appunto di sminuire, di calmare questa violenza. C'è Chiara Martucci che chiede la parola. Sì, no, io volevo dire semplicemente due parole molto brevemente, nel senso che appunto ho avuto questo ruolo di, chiaramente insieme a Bianca, di curatrice, non ho scritto direttamente nulla, ma ho curato questo libro, e la cosa che mi viene da dire rispetto a questo libro è che è stato un parto, e forse non è casuale la scelta di questa metafora, nel senso che è stato un processo piuttosto lungo, che è passato appunto da questo convegno spesso citato negli interventi precedenti del 2003, E chi, io non so chi di voi in sala sia stato avesse partecipato all'incontro con Carol Gilligan, si chiama proprio così la giornata. E chi c'è stata e chi c'è stato secondo me non può non ricordare l'atmosfera particolare che c'era in quella giornata. Qualcosa di ineffabile che ha a che vedere proprio con le sensazioni, nel senso che erano presenti emerite docenti e studiose, voglio dire, eravamo all'Università degli Studi di Milano, un contesto piuttosto formale, eppure l'atmosfera di quella giornata, una lunga giornata, ma tutta la mattina e tutto il pomeriggio, era stata di calore, di intensità e di scambio. Era stata una delle rare occasioni, almeno per quello che ho potuto vivere io, in cui all'interno dell'università il pensiero, la produzione di teoria si intrecciasse in modo così magico, mi viene da dire, con le esperienze di vita e delle persone che delle relatrici, delle persone che prendevano parola, ma non solo delle relatrici, ma anche delle persone del pubblico che hanno poi partecipato in modo molto vivace al dibattito. Dico questo chiaramente semplicemente per dire che anche l'esigenza e la possibilità poi di costruire questo libro, che è venuta dalla generosità e dall'impegno di molte e di molti, chiaramente della casa editrice che ha dato questa opportunità, però e anche dalla volontà personale di alcune singole e di alcuni singoli, insomma, quello che io vorrei condividere con voi in questo mio breve intervento è proprio che mi sembra che questo libro da un lato sia il frutto di un percorso, di un processo che ha visto la partecipazione e il coinvolgimento vivo delle persone che hanno partecipato, sia come appunto relatrici sia come pubblico. Ha innescato un processo per cui molte persone chiedevano di avere gli atti, insomma di conservare tracce e memoria di questa giornata, e da lì appunto è venuta la voglia di rielaborare per ciascuna autrice il proprio intervento di quella giornata, rielaborandolo come ha fatto, mi viene in mente Barbara Mappelli perché è qua di fronte a noi, come ha fatto lei ripensando a quello che era successo nel frattempo, ripensando al proprio percorso,
percorso come studiosa e come donna e come anche femminista, perché in molti casi è stato detto anche da Ida Domigliani, il percorso politico del femminismo emerge dalle pagine di questo libro. Si parla in realtà di come il cambiamento del paradigma, quello che Gilligan descrive veramente in modo così evidente partendo dalle sue ricerche, il fatto che il modo di pensare che viene ritenuto corretto è uno e uno solo, e io non vorrei sembrare così esagerata quando dico che molto spesso in ambito accademico, ma non solo, anche in ambito politico, quello che viene ritenuto il modo corretto di affrontare un problema è ancora uno e uno solo. Cioè il fatto di dire non è interessante, non è produttivo, non è utile affrontare per esempio i problemi enormi della contemporaneità, dei modi plurali di intendere e di stare al mondo che sono all'ordine del giorno. A me mi viene in mente la scuola di via 40 e la richiesta di scuole diverse da parte di persone che hanno culture diverse. Mi viene in mente l'esempio che faceva Carol della madre che va a chiedere perché i giovani americani devono andare a morire in Iraq, il perché la logica della contrapposizione dicotomica fra un modo di essere e un altro debba essere sempre posta in termini di guerra, di civiltà, insomma tutto questo. Adesso io forse sto facendo molta confusione come mi è proprio, però voglio dire, il tema della differenza e il modo in cui è stato trattato nell'incontro del 2003, in questo libro e anche nella giornata di oggi, mi sembra di poter dire, cioè è non solo pregnante e importante da affrontare, ma è importante affrontarlo dando legittimità a modi diversi di guardare alla complessità della realtà presente e la possibilità di esprimere voci differenti, quello che mi sembra stia molto a cuore a Carol e in particolare sta molto a cuore a me, passa moltissimo secondo me attraverso il modo in cui si comunica e il tentativo di non avere sempre l'idea che ci sia un solo modo giusto di dire le cose, di affrontarle, un modo giusto, un modo razionale, un modo serio e tutti gli altri che sono un po' come dire appunto scandalosi o sciocchi o puerili o stupidi. Dico un'ultima frase, mi ha colpito moltissimo Carol ha fatto una breve intervista per Radio Popolare, Bruna Miorelli oggi pomeriggio, e citava un esempio. C'era una ragazza che lei aveva intervistato quando questa ragazza aveva 9 anni, la rintervista dopo quando quando è adolescente, e questa ragazza parlando di sé quando aveva 9 anni dice: no, ma lo sai, quando si ha 9 anni si è stupidi, no? E Carol dice: cavoli, assolutamente no, pensa che io invece proprio di quando tu avevi 9 anni avevo notato quanto fossi brava e competente nel parlare di te. E allora in effetti la ragazza si è corretta e ha detto: no, forse non eravamo stupidi, eravamo semplicemente onesti. Cioè il punto è anche dire le cose che si pensano veramente, non è sempre, mi viene in mente un'altra autrice che è stata presente qua alla Casa della Cultura, invitata dal Centro Donne, Nirmal Puwar, che parla di Space Invaders, non sempre ci si sente appropriati in tutti gli spazi, non sempre ci si sente nella condizione di poter dire quello che veramente si pensa in tutti gli spazi. Ecco, forse io l'insegnamento che posso dire di aver tratto dal seguire questo parto multiplo del libro e degli incontri di oggi è proprio l'autorizzarmi a cercare di dire quello che realmente penso nei contesti in cui mi trovo. Grazie Chiara. Ha interpretato i sentimenti profondi del pubblico. Ecco, ancora un paio di interventi. Tiziana, mi sembra che ce l'hai promesso. Ti rappresenta, ti senti rappresentata. Vieni qui, va. Tornando sui temi che ha sollevato Chiara. Tiziana Vettore, coautrice del libro, giurista. Mi viene da chiedere a Gilligan se la sua proposta politica può essere di resistenza,
può essere sintetizzata nelle parole di Ida Domiglianni, che sono la parola e la nostra politica. Ecco, grazie per l'intervento breve e incisivo. Sì. Si è sostanzialmente proprio una parola che sta quanto più vicino all'esperienza sociale. Se può dire che è questa la nostra, la parola è la nostra politica, e questo crea proprio un gemellaggio con l'interno, perché si va proprio alla convergenza che... Visto che tu hai fatto una domanda così breve e ben formulata, bella, io te la rovino un po' allungandola, allora aggiungerei, posso anche chiedere a Carol, oltre a questa espressione generale, la parola è la nostra resistenza, se Carol vuole indicare anche una gamma di comportamenti che vediamo emergere in questi anni nella società americana, magari nelle giovani generazioni di cui tu parlavi, che ci suggeriscono un aumento della resistenza. Sai, io sono sociologa, quindi faccio domande banali. Ah, scusa, non era così. Non ti avevo vista. Allora, io sono Daria Veronesi e non ce l'ho una categoria maschile nella quale inserirmi. Non sono nulla, non sono sono una mamma probabilmente. Ho fatto molte cose, ma ho interpretato la differenza. Quando ho sentito Ida dire che lei ha tentato, cioè non ha voluto tentare la scalata al suo giornale ed è rimasta a fare Ida qui. E quando ho sentito Carol dire che la resistenza psicologica che esiste e resiste si è espressa politicamente votando Clinton, ha dovuto trovare un referente in un uomo. E quando sento dire che la parola è la nostra politica, mi ritrovo, io sono molti anni che non frequento ambiente o che non mi occupo di femminismo, l'ho fatto tanti anni fa quando ero piccola, quando è nato diciamo il femminismo in Italia, e mi sembra però, scusate, che siamo allo stesso punto, nel senso che di nuovo ci troviamo tra di noi e parliamo. Quello che ci manca è di capire come facciamo a incidere nella politica, nel giornalismo, in un mondo che è di maschi. Cioè come la nostra differenza trova gli strumenti per imporsi in un mondo che è ancora dominato, che è ancora patriarcale, che è ancora il giornale sta ancora in mano a uomini, la politica è ancora in mano agli uomini. Cioè cosa facciamo? Una lista elettorale di donne? Non lo so, mi dico, non è ora di cercare di capire, di studiare, qualcuno l'ha fatto, come, how, no? La domanda. Oh, okay. Well, these are very important, very serious questions, and I don't want to give a simple answer, but it's late, so I have to give a short answer. Quindi le domande sono importanti, darà una risposta. Non la vuole dare semplice, ma sa che la deve dare breve. About is women's protest voice, is the suppression of women's voice necessary for the perpetuation of the old paradigm? And I think the answer is yes, because the fact is, in a democratic society where women are enfranchised, women are a voting majority. So you have to explain
what happens to that political voice if it's not being exercised in relationship to, for example, realities that are very obvious to women. I mean, it's the suppression of voice that leads to the perpetuation of the old paradigm. That's why voice is liberating and why voice is central to the protest. It's not voice as opposed to action. It's the reclaiming of a voice that has been silenced. Now, the second part of this is absolutely, in my mind, crucial, which is I didn't talk about my development, my work on development tonight, but my work on development indicates that an initiation which leads to the loss of a voice that is connected to experience, to emotion, to the body, to relationship, that initiation into dissociation happens later for girls than for boys, because girls are only of interest in a patriarchal society when girls become women, that is at adolescence. Therefore, women can speak of things that men also feel very deeply and know, but don't have the same kind of language for because of their initiation being much earlier when they're 4 and 5. And yes, I just want to end this thing by saying it is a huge mistake to see this, I think, as a fight ultimately between women and men. It's a fight really of everyone for our humanity, and why I think women's voices are crucial in this struggle. That's, is that? Allora, queste sono delle domande serie e non vorrei dare una risposta semplice, ma il tempo mi obbliga a farlo. Ci si chiede se per perpetuare il vecchio paradigma bisogna per forza tacere la voce della protesta femminile. E questo infatti ci si rende conto che è necessario, quindi vuol dire che la voce femminile è importante, perché sennò non ci sarebbe il bisogno di metterla a tacere. È una verità che le donne sono una maggioranza votante, quindi solo attraverso la soppressione di questa voce si riesce a tornare al vecchio paradigma. Quindi l'incitazione è di riprendersela quella voce, perché è liberatoria, è l'unico modo per raggiungere una conversazione comune. Non avevo ancora parlato stasera del mio lavoro sullo sviluppo. È molto importante dire che l'iniziazione, quindi la voce, abbiamo detto, è connessa all'esperienza, però non sempre diciamo ciò che abbiamo vissuto, questo sia per i ragazzi che per le ragazze, però i bambini vengono iniziati molto presto in età, quindi 5-6 anni, le donne più tardi, verso l'adolescenza, perché in società le donne non interessano fin quando non sono più grandi. Si tende invece a far rientrare il comportamento maschile in certi paradigmi prima nell'età. Quindi perché le donne hanno più facilità a parlare di determinate cose? Proprio perché hanno avuto più tempo, cioè fino all'adolescenza, di scambiarsi idee intime di esperienza. È uno sbaglio vedere questa lotta come una lotta tra donna e uomo. È una lotta comune. È per quello che la voce della donna diventa così importante, perché incita al parlarne e al parlarne insieme, non uno contro l'altro. The second thing about what are the indications of behaviors? First of all, I said Cindy Sheehan. It's a mother's, a voice that everyone can relate to, the voice of a woman whose son was killed in Iraq, that has
really energize the anti-war movement in America right now. Secondly, I will say the word Hillary Clinton is now planning to run for president. This is the first time in American history that a woman is planning to run for president with, so it's, I mean, whatever you think of Hillary Clinton, this is huge that this is now about to happen in the United States. And the third thing I want to talk about is a front page article in the New York Times this week saying that many women who have benefited from feminism and have been able to gain educations and professional, in other words, to have a kind of choices that were closed to women a generation in the past, are now making decisions just like the one that you described, which is not saying, oh, all I want to do is assimilate to a male paradigm, or what has been presented as a male paradigm, but in fact are thinking about the choices that they want to make in their lives, and in a sense using their freedom. Now that's rather than just saying, well, rejecting the assimilationist paradigm and questioning the values behind it. I want to add finally that while it's extremely important to recognize the diversity of women and men and different voices, it's also really important to see that the splitting of women is a political move, because you can turn a majority into a minority. And so it's really important also to be suspicious of efforts to turn women against other women, rather than, for example, and I think the hurricane, again, in America is a good example of how I certainly think that since women are overwhelmingly still responsible for caring for the sick and the disabled and so forth, could very strongly relate to the abandonment of the poor, the sick, and the disabled in the hurricane, the really the shameless carelessness and lack of concern of the Bush administration, which suddenly boomeranged in them because everybody saw it on television and was really shocked. So these are big indications of a potential for resistance right now. And I think it's important also, I think I've indicated how that resistance, how people are going to, how those members of society who are invested in the old paradigm will try to squelch this resistance. You'll hear a lot of talk about gender and also the internal psychological processes that will silence that effective political voice. The concern about shaming manhood and therefore, in a sense, in leading to violence. And the fears about what happens when old, I mean, this, I guess I answered one thing. Psychologically speaking, what you know is it's when people are able to see the new that it's the process of change becomes most difficult, because they tend to go back to the old. So that's what. Sorry. Prego. Allora, adesso abbiamo ancora la traduzione di questa risposta, un'ultima domanda e poi un commento di chiusura di Ida e un saluto di Caro. Allora, tre cose. Appunto abbiamo parlato della storia di Cindy Sheeman, la mamma davanti a casa Bush, che è una realtà che tutti possiamo capire, e questo mostra l'energia del movimento femminile, delle donne che poi si sono unite, le altre mamme che si sono unite. La seconda cosa è Hillary Clinton, che adesso vuole cercare di diventare presidente, ed è la primissima volta che una donna a questa concorra. E poi la storia sulla prima pagina del New York Times, le donne di altri studi, sì, le donne che hanno vissuto situazioni di femminismo, hanno vissuto il movimento politico femminista,
il New York Times in questo articolo descriveva come queste donne ad oggi adulte hanno una maggiore coscienza di se stesse e delle proprie scelte e rivendicano una maggiore libertà anche delle proprie scelte. In questo si ricollegava a quello che diceva anche Ida nelle sue scelte di carriera o meno all'interno del suo lavoro. E poi concludeva parlando anche di come la sensazione di abbandono e di vergogna è stata messa negli schermi televisivi a proposito appunto in occasione di quanto è successo a New Orleans con l'uragano e tutto questo, tutti questi elementi messi insieme, diceva Carol, mostrano chiare indicazioni di resistenza, sono chiari messaggi di resistenza. Ottimo. Allora la parola per l'ultimo intervento a Giovanna Bevilacqua, che è anche una giovane filosofa e anche un'esperta, una grande esperta di Gilligan, oltre che amica adesso di Gilligan. Ha studiato Gilligan anche come oggetto, poi è diventato soggetto. No, io volevo solo interpretare due parole di Silvia Vegetti Finzi. Tu prima hai parlato di una stretta connessione da recuperare fra piano biologico e piano sociale interiore. Silvia Vegetti Finzi dice che il passaggio da biologico a sociale è sancito in qualsiasi società dalla presenza di una donna che mette in pratica un'etica della cura di cui tu hai parlato. Io volevo sapere cosa ne pensi, brevemente, dal punto di vista psicanalitico più propriamente, forse. Just quickly, I mean, I would interpret to talk about biology and sociology without talking about psychology makes no sense to me. I don't understand. I think that everyone is, the psyche is in the body, it's in biology, but it's in culture, it's in language all the time from the beginning. So yeah. Dice che rispetto alla domanda che avevi fatto tu, il passaggio dal piano biologico al piano invece sociale, che dicevi può essere segnato da una donna secondo Vegetti Finzi, in realtà dice non c'è un passaggio così diretto perché è tutto mediato dalla disciplina psicologica, dalla psicologia. Grazie per aver anche rievocato Silvia Vegetti Finzi, che aleggia su di noi perché avrebbe dovuto esserci ma non ha potuto arrivare in tempo, era lontano da Milano, e dunque do la parola, per così come Eva Cantarella, che dovrebbe comparire da un momento all'altro sulla porta e a cena. Do la parola a Ida, che ci dica la sua impressione finale semplicemente su questa discussione, anche su come la potremmo continuare. Io so che ci sono tante voci, vedo le facce di queste voci che mi piacerebbe sentire in mezzo a voi. Per esempio, tu magari non le riconosci, ci sono nascoste varie giuriste, e tu sai bene come il pensiero di Gilligan ha avuto una fioritura nel filone degli studi giuridici molto particolare, anche più che non nel mio campo della sociologia, eccetera eccetera. Quindi è un peccato che non abbiamo trovato il tempo e l'energia di dare loro la voce, anche obbligando, ma il tempo era senz'altro poco. Allora Ida, Volevo dire qualcosa sulla domanda di Daria che mi pare cruciale. Naturalmente io non sono d'accordo. Quando prima parlavo di cambiamento del paradigma nel guardare la sfera pubblica, intendevo dire proprio cambiamo i metri di misura, perché certo noi possiamo dircela come dici tu, cioè che di nuovo tutto com'era, siamo sempre lì a rifare il discorso tra noi mentre la politica è in mano maschile, i giornali sono in mano maschile, ma non è così. Io mi ricordo com'era
quando cominciò il femminismo. Intanto la politica era la politica, aveva ancora un'aura di autorità, di autorevolezza. Poi è cominciata un'altra storia, dopo è stato ucciso Aldo Moro, la politica è precipitata nello stato in cui è precipitata. A me non verrebbe mai più in mente di pensare che quella politica che oggi è il teatro politico mi opprime. Quello che a me viene o mi esclude. A me viene spontaneo starne lontana, perché se vado dentro quella politica lì io so che non sono efficace, non riesco a fare niente. Io penso che faccio molta più politica scrivendo e facendo politica delle donne che non andando in un gruppo parlamentare dove ormai i singoli deputati non hanno più nessuna voce e nessun potere. Io non ho scelto di non fare lotta di potere per il governo del mio giornale, eccetera, per ragioni di, come posso dire, femminili, tradizionali, o per tenermi fuori da... Ma perché penso che il potere di gestione nei giornali uccide la fantasia creatrice di quel lavoro. Proprio un buon modo per non fare del buon giornalismo è farsi chiudere in un ruolo di gestione. Un buon modo per cercare ancora di essere efficaci con quel mestiere è cercare di scrivere e di non farsi incapsulare in una logica di potere. Insomma, questo per dire che secondo me il potere che è rimasto molto connotato al maschile è ormai un potere che ha perso molta potenza, sia nella politica che nelle professioni. E quindi io penso che questo sia stato un grandissimo risultato del femminismo, perché quel potere non l'abbiamo conquistato, ma l'abbiamo svuotato, e credo che a noi non interessasse conquistarlo. Adesso è molto di moda dire che il primo movimento che si è posto il problema di cambiare il mondo senza passare per la presa del potere è stato il movimento No Global, lo dice sempre Fausto Bertinotti sulla scorta di un libro di non so chi. È completamente sbagliato, perché il primo movimento che ha preteso di cambiare il mondo senza prendere il potere è stato per l'appunto il movimento delle donne. Questo cambia l'atteggiamento rispetto al potere, secondo me cambia la lettura dei fatti. Volevo dire solo altre due cose rapidissime. La prima è che un libro che autorizza una donna a, come ha detto Chiara, di se stessa, a sentirsi più libera e più padrona degli spazi che abita, secondo me è un libro molto ben riuscito. Basta che ne autorizzi una, diciamo, e quindi io sono contenta che questo libro abbia avuto questo effetto. E la seconda è che ringrazio molto sinceramente Carol, perché per la prima volta dopo l'11 settembre io sto sentendo la voce di una americana che sta dalla mia parte, diciamo, che non sta dalla parte del potere, che mi trasmette dei segni positivi che crescono nella società americana di resistenza e di risposta. Io non ho capito benissimo quali sono tutti questi segni che lei legge, la interrogherò su questo ancora domani, però sono molto contenta che per la prima volta io sento dire da una donna non solo delle note di dolore sulla società americana, ma anche delle note di reazione e di ripresa. Grazie Ida. L'ultima parola a Carol. Carol, the last word to you, just to, for a greeting, perhaps. Just to conclude. Say hello. Just say thank you to everybody for coming, and thank you to Bianca and Chiara for this, for making this beautiful book. Thank you. And thank you to you. Dunque dovrebbe esserci un aperitivo qui alla porta, dovrebbe esserci, se no usciamo al bar, al primo bar a sinistra. Ma Bianca, ci sono un sacco di notizie, guarda. Ti arriva la fanno le primarie anche nel centro.
a volte proprio ho l'impressione che si facessero esame. Io non esisto ancora quel lavoro. Tu devi fare questo lavoro del commento. No, ma io non lo faccio più, non faccio più la nota politica. Io dovrei sapere che la coscienza si rendono. Ma no, io me ne sono andata, tutti mi hanno chiesto come mai, perché è considerato il top naturalmente della carriera. Dopo 6 anni ho lavorato, non potevo più. Diventi come loro e ne non sta più niente. Sì, perché anche poi i cosiddetti migliori, voglio dire, tipo io a un tempo quando lavoravo al Corriere, era simpatia per me perché leggevo questa colonna in cui spiegava in breve come erano andate le cose. Era ma adesso non lo posso fare questa cosa qua. Ma io c'ero solo un figlio, ventenne, che oggi era quello che io ho fatto delle cose anche molto buone finché c'era una posta in gioco, ma adesso la politica che senza posta in gioco, non gioco. Me frega a me che sia migliore di Cordini che corsi di Cordini, perché dice proprio lì dire una cosa bianca, non hanno portato le cose e io sono per Gandhi, Gorgoria, tipo guerriero che nega la realtà.